Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Quando sono andato e avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore. Gloria a te, Dio Cristo. Il Vangelo, quando lo leggiamo, ci tocca il cuore, ma quando lo vediamo vissuto, ci penetra, ci scuote. Rosanna ha vissuto il Vangelo del Signore che è la via, la verità e la vita. Ricordiamo il volto di questa donna. La sua mamma le aveva intuito quando l'ha chiamato con il nome del fiore rosa e il nome della mamma di Gesù, della mamma di Gesù. Il suo volto era un fiore composto, delicato. Sorridente, però di un sorriso calmo, tenue. Quel volto dava il benvenuto a chiunque veniva ai ritiri, agli incontri, alla preghiera. Ricordo le mani di Rosanna, quelle sue mani sempre in azione, sempre in servizio, sempre all'opera. Lei celebrava il regno di Dio attraverso
commensalità, l'accoglienza, la condivisione, il convegno. Ricordo i suoi piedi quando ha camminato Rosanna. Ha affrontato le cime dell'Himalaya, delle Alpi. Amava percorrere il cammino di Sant'Agostino. È stata lei a invitare il sottoscritto e tanti altri contemplare quella meraviglia che è la Basilica di Aliate, di San Pietro al Monte, ed era sempre la prima a camminare. Ricordo la sua scheda e la ricordo forse come una delle ultime immagini che lei mi ha donato. Quando ci sedevamo a meditare, lei stava lì, seduta, un po' curva. Il male la stava rodendo, ma stava composta con quella sua schiena, immobile. Questo fino a 2 mesi fa. Quella schiena. Quella schiena che ha portato la croce. La morte così prematura del suo carissimo sposo. E poi quel dolore immenso per una mamma quando un pirata le ha portato via un figlio, il suo Roberto. E quella schiena ha portato la croce. Quante volte ha ricordato il suo Roberto? Gli diceva, è qui, è dentro di me, è lui che mi dà l'energia. E non ho mai sentito nei 20 anni di cammino che ho condiviso con lei una parola cupa verso chi mi ha portato via il figlio. Ma mai un'imprecazione. Ha portato sulle spalle quella che deve essere la più terribile per una mamma. E poi si addossava anche il peso di persone che lei conosceva. Quando aveva tempo libero andava a Parigi ad assistere una persona che aveva conosciuto, che aveva bisogno di assistenza. Poi aveva degli amici che lei rispettava tantissimo, la coppia Bassi, che fu visitata da un incidente che ha mortificato il corpo di questo psicologo, e lei andava ad assisterli, portava il peso degli altri su di sé, ma con tanta prontezza correva con le sue gambe e poi metteva in movimento le sue mani e i suoi occhi brillavano. E poi c'era un germe di male che vagava nell'aria, chissà da dove, e lei se l'ha assorbito dentro, e quel germe, la corrosa, le ha portato tanta sofferenza. Ha prestato anche il suo corpo perché potesse servire per un esperimento. Ed ha eliminato quel germe di male nel suo corpo. Che poteva questo germe posarsi su un bambino e portarlo via per